Il gruppo cooperativo bancario ICREA nasce chiaramente con la riforma delle banche di credito cooperativo del 2016. Il gruppo poi ICREA come holding poi prese il via dal 2019. E il gruppo cooperativo bancario ICREA rappresenta un unicum nello scenario nazionale finanziario per due principali motivi. Il primo è di governance, perché ICREA rappresenta la holding di 136 banche di credito cooperative distribuite sui territori, che a loro volta sono gli azionisti di maggioranza di questa holding. Questo consente, tra l'altro, una grandissima stabilità per tutto un sistema di garanzie incrociate che ci sono tra le BCC e appunto la capogruppo, e consente anche l'attuazione di alcune sinergie per ottenere risultati che sono frutto di interazioni sempre più efficaci, quindi l'unione di tante banche. L'altra cosa è un po' più nel DNA proprio del credito cooperativo, che si richiama a valori di cooperazione, appunto mutualistici, di solidarietà. Cioè, la BCC raccoglie sul territorio, eroga sul territorio, il tutto a favore del sostegno dell'economia reale, promuovendo la crescita e lo sviluppo sociale delle economie e delle realtà locali. Cioè, l'obiettivo delle BCC è quello, è sempre stato e sarà quello di continuare a valorizzare i territori, la ricchezza dei nostri territori, di creare valore, di creare rete, opportunità di crescita e soprattutto, e ci ritorneremo dopo, ampliando gli orizzonti delle piccole e medie imprese. Ora, sicuramente dalla digitalizzazione, un settore che ha tratto molto beneficio, che ha spinto tantissimo, anche favorito dalla normativa, è quello dei payments, quello dei pagamenti. Consideriamo che proprio nel 2020 soltanto il 10% del denaro in circolazione nel mondo della valuta fiat è sostanzialmente cartaceo, il resto è totalmente digitale e si muove tra un conto e un altro secondo schemi abbastanza complicati. In Italia, il mercato dei payments cuba circa 270 miliardi di euro ed è in crescita a due cifre dell'11% rispetto al 2018. E non faccio fatica a pensare a un'ulteriore crescita quest'anno, visto purtroppo l'emergenza Covid. Ed è soprattutto un fenomeno di sostituzione della moneta normale. E questo lo capiamo dall'aumento del numero di transazioni e dalla contemporanea diminuzione del valore medio. Quindi vuol dire che le persone utilizzano sempre di più il pagamento elettronico anche per piccolissimi importi. Nei negozi fisici, diciamo, il prodotto principale ancora resta la carta classica di debito o di credito. Il contactless, è utilizzato in un pagamento su tre, lo smartphone solo una volta su 10. Sull'e-commerce, che vale 30 miliardi di euro, anche qui in crescita del 15%, e anche qui, come diciamo, tutti possiamo intuire, il Covid ha dato un impulso enorme a questo mercato. Il canale principale attraverso cui si pratica l'e-commerce in Italia è lo smartphone, con il 40%. Ma perché, e questo ci interessa, perché le persone sono portate ad utilizzare i pagamenti elettronici? Per risparmiare tempo, lo dice quasi una persona su due, per comodità e per poter acquistare sempre e ovunque, quindi avere disponibilità immediata anche dei loro soldi. E di converso, questo è ancora più importante, quali sono le barriere? Perché le persone non utilizzano questi pagamenti? Chi risponde dice che non lo fa perché è abituato ad altre forme di pagamento e perché crede che questi pagamenti siano poco sicuri. Guardate, queste sono due risposte molto importanti, soprattutto alla luce dello scenario che ora sta maturando del Covid, perché sono proprio purtroppo, insomma, quello che ci lascerà in eredità il Covid, è anche quello di aver abbattuto queste due barriere, perché gioco forza le persone ora devono abituarsi a queste forme di pagamento, rimuovendo sia le barriere dell'abitudine sia quella della poca sicurezza. In pochi mesi abbiamo fatto un balzo in avanti, forse di decenni, da un punto di vista della digitalizzazione. E questo apre due filoni di scenario prospettico. Come si muoverà? Perché ovviamente sarà un mercato sicuramente in fortissima crescita e è anche molto variegato. Perché un primo filone ce lo fa intravedere con uno studio Kantar, dove dice che 2 o 3 anni su tre possiede uno strumento smart, ad eccezione
di tablet, di smartphone o di wearable. Okay? Quindi stiamo parlando che due persone su tre, oltre a questi strumenti, hanno anche, soprattutto una smart TV, hanno delle auto connesse, hanno dei termostati, hanno degli elettrodomestici. Quindi la dotazione tecnologica già adesso comincia a essere molto diffusa e comincia ad offrire esperienze nuove che iniziano a produrre nuovi flussi di pagamento. Per cui siamo, diciamo, su una nuova frontiera dell'IoT, quella che vede il passaggio da smart payments, one click experience, a invisible payments, cioè gli oggetti intelligenti effettuano pagamenti, diciamo, non dico a nostra insaputa, ma al posto nostro in maniera automatica. Il secondo filone riguarda il cosiddetto body barcodes, cioè la rimozione totale di qualunque strumento fisico nel pagamento. In futuro, molto prossimo, visto che Amazon ha già depositato delle tecnologie in tal senso, che consentono il pagamento esclusivamente con un riconoscimento biometrico, con la faccia, con la mano, con la scansione del palmo, che diventa una vera e propria carta di credito. Ora, questo scenario ci mostra un futuro prossimo che è ad elevatissimo tasso di tecnologia e innovazione. E da questo punto di vista mi piace proprio l'esempio di Citigroup, dove divide la tecnologia e l'innovazione tra quella che è capace di cavalcare il presente e quella che invece è in grado di resistere più a lungo. Alla prima appartengono quelle tecnologie che rendono più, diciamo, più economico il servizio, ma la vera partita si gioca sull'innovazione che invece fa qualcosa di nuovo. Quando si dice è meglio diverso che economico, la ragione è proprio questa. Quella che gioca all'innovazione gioca sul risparmio, gioca sull'ottimizzazione dei meccanismi esistenti. E queste le banche, insomma, la replicano con abbastanza semplicità. Ma il discorso cambia letteralmente quando si tratta di fare di qualcosa di nuovo. E allora, da questo punto di vista, l'unico modo per poter affrontare queste sfide del futuro è proprio quella della strettissima collaborazione tra fintech e banche. Perché l'uno ha quello che manca alle altre e viceversa. Le banche, scusate, hanno bisogno di agilità, velocità e creatività nei loro processi di innovazione, mentre le start-up invece necessitano di capitale, distribuzione e brand. Questo della collaborazione è uno dei fattori chiave per ICREA, che mettiamo a disposizione delle start-up una rete di vendita, una rete di distribuzione capillare in tutta Italia con 2.600 sportelli, 750.000 soci, 23.000 dipendenti. Una clientela che è già molto digitalizzata e attenta ed esigente a queste cose, poi ne parlerà anche Andrea, fatta da 4 milioni di clienti, mette equity, perché no, se l'idea è buona, mette l'esperienza di chi da decenni è sul territorio ed è a contatto con la clientela. Questo perché per noi la filiale rappresenta ancora un luogo privilegiato dove poter gestire la relazione col cliente valorizzando la relazione umana. E poi è un presidio fondamentale laddove i mercati bancari sono a più elevato potenziale, oltre che ovviamente portare tutto un modello di inclusione finanziaria, che è sociale, che insomma è tipico, soprattutto delle banche di credito cooperativo. Quindi cosa ci aspettiamo dalla startup? Ed è anche il motivo per cui poi siamo entrati nel FinTech District, proprio per potenziare questa volontà, questa esigenza, questa necessità anche di collaborazione. Ci aspettiamo la carica innovativa, ci aspettiamo le idee, ci aspettiamo la tecnologia, ci aspettiamo il pensiero out of the box, ci aspettiamo l'entusiasmo tipico di una startup. E portiamo in dote, e poi lancio la parola ad Andrea, portiamo in dote due esempi che sono ormai, diciamo, delle best practice anche nazionali ma anche internazionali. Satispay, nata dalla fantastica idea di due ragazzi, ha trovato in Icrea un valido alleato, non solo in termini di equity, che è entrato ovviamente nel capitale, ma anche nella capacità della distribuzione. Cioè, i nostri colleghi, i nostri dipendenti, erano così entusiasti dell'idea Satispay, di come anche noi all'interno l'abbiamo fatta nascere e crescere, che erano i primi distributori, i primi sponsor sul territorio di Satispay. Quando normalmente andavano a fare la spesa, quindi incontravano gli esercenti, quando parlavano con gli amici e raccontavano e parlavano di Satispay. L'altro campione è Ventis. Anche lì, quando dicevamo prima aprire nuovi orizzonti alle piccole e medie imprese, Ventis è la piattaforma di e-commerce che consente a tanti piccoli produttori, artigiani, locali che hanno dei prodotti di eccellenza,
di poter aprire una vetrina su tutto il mondo e di poter vendere ovunque. Quindi ICREA un piede sicuramente ben saldo sulla comunità locale, ma con lo sguardo rivolto al futuro, con innovazione e tecnologia, però al servizio del territorio e della comunità. E qui poi Andrea sicuramente proseguirà meglio di me il discorso. Grazie. Sì, grazie Sebastiano e buongiorno a tutti. Ecco, diciamo che intanto mi presento, io mi occupo, sono responsabile delle piattaforme digitali, quindi diciamo dal lato business, area CBO, di quello che è il presidio dei canali digitali, che sono naturalmente siti web, app, l'home banking in particolar modo, il portare delle carte, ma anche altri diciamo canali meno considerati smart, se vogliamo, ma altrettanto importanti come occasione di contatto con il cliente, quali gli ATM e i POS, no? Quello che voglio sottolineare nuovamente rispetto a quello che diceva Sebastiano è che appunto noi come gruppo bancario abbiamo una grossa forza, ma abbiamo anche le nostre particolarità che sono al contempo dei vincoli, ma soprattutto delle opportunità. Cioè noi abbiamo una visione di innovazione molto particolare, molto focalizzata, appunto, come diceva Sebastiano, in primo luogo a creare valore per il cliente finale, perché ricordiamocelo, noi le nostre banche sono delle cooperative, quindi la cooperazione è alla base di diciamo, tutta la nostra filosofia e diciamo mission, ma anche sono proprio dei soci alcuni. Quindi diciamo in primo luogo creare valore per il cliente. In secondo luogo noi come capogruppo dobbiamo creare valore per le nostre banche, per le nostre 136 banche. E di conseguenza quindi l'unico modo che diciamo la cooperazione ci insegna è appunto quello che diceva Sebastiano, il win-win. Ecco, Sebastiano ha citato alcuni esempi, penso abbastanza noti ormai e di successo, peraltro appunto Satispay nasce anche come un'iniziativa di giovani soci di una BCC, e quello che voglio sottolineare è che noi abbiamo avuto una grandissima crescita della nostra clientela dal punto di vista digitale, no? Nel senso che tradizionalmente il credito cooperativo viene visto, le banche di credito cooperativo vengono viste come diciamo appunto banche tradizionali, no? In realtà dal 2017 quello che abbiamo visto è che per esempio abbiamo su un totale abbiamo avuto una crescita dei contratti di home banking del 58%, del 60%, una crescita del numero di accessi addirittura del quasi il 300% e delle disposizioni del 100%. Quindi noi abbiamo 1.400.000 clienti attivi, cioè che significa che usano realmente l'home banking al di là di quelli che poi magari hanno il contratto ma non lo utilizzano frequentemente, e circa 1 milione di utenti, di clienti che utilizzano le carte per fare acquisti online. Peraltro, ecco, per inciso, diciamo, io sono anche il responsabile del progetto, ormai da 4 anni praticamente, del progetto PSD2, e noi abbiamo, a differenza di alcune banche, cioè ognuna poi ha fatto delle scelte particolari, però noi abbiamo creduto fin da subito, abbiamo affidato il progetto alla Digital Innovation, sia io che Sebastiano facciamo appunto parte della divisione Digital Innovation. Noi abbiamo partecipato fin da subito, fin dalle prime battute, al CBI Globe, che penso anche qui conosciate più o meno tutti, ovvero il Gateway, diciamo che è un'esperienza un po' unica a livello europeo, e che diciamo, abbiamo partecipato sia alla definizione degli standard, delle caratteristiche del CBI Globe. Attualmente facciamo parte delle 4 banche rappresentative, naturalmente di altre, che diciamo in maniera un po' più ristretta lavorano a questa task force per definire e dare indirizzo e governo alla piattaforma, e naturalmente la stiamo utilizzando, superata la prima fase di, strettamente parlando, di compliance, anche per fornire servizi a valore aggiunto. Quindi, ecco, per esempio, adesso noi stiamo anche lavorando, così come molte altre banche, naturalmente, in un'ottica di ecosistema per fornire, in collaborazione con PagoPA, per fornire, diciamo, delle modalità facilitate alla pubblica amministrazione per, ad esempio, in questa fase, erogare crediti ai cittadini. Quindi ecco, diciamo, per quanto riguarda l'approccio di Crea all'innovazione è proprio questo qui, cioè anche rapportandosi con le fintech, con le quali sicuramente abbiamo sempre avuto fin da subito diciamo un concetto di partner, di supporto all'idea, all'innovazione, velocità, insomma tutto quello che già sappiamo molto bene,
in ottica di collaborazione e di ecosistema. A noi piace molto anche valorizzare appunto il territorio, quindi vi dico, e di investire in progetti di sistema. Ad esempio, un altro progetto sul quale sicuramente adesso in questi giorni, in particolar modo credo stiano uscendo dei comunicati stampa e che ha avuto risonanza, vi dico, mondiale, abbiamo letto anche degli articoli in cinese e in giapponese, è quello della spunta blockchain, no? Quindi l'utilizzo della blockchain in ambito interbancario sul processo della spunta, il quale potrebbe sembrare magari non una particolare innovazione, ma in realtà, ricordiamoci, segnalo che questo processo era fermo alle modalità del 1975 e quindi diciamo che con un certo orgoglio l'abbiamo portato nel terzo millennio. E in uno scenario in cui effettivamente la blockchain aveva senso, ha senso di essere utilizzata, no? Perché magari dopo la prima fase di hype, sicuramente poi dopo c'è stata un, diciamo, vanno calibrate. Questo appunto per dire che il concetto di ecosistema ci piace particolarmente. Però anche per fare altri esempi su quello che, su quale stiamo lavorando, stiamo, diciamo, lanciando una piattaforma di crowdfunding chiamata Coopera Crowd, in collaborazione anche qui con alcune naturalmente fintech, startup eccetera, e naturalmente anche in questo caso il crowdfunding non è che è un'innovazione in se stessa, ma a noi piace appunto portare dall'inizio alla fine i progetti, così come appunto prima citava Sebastiano Satispay Eventis, che poi Satispay naturalmente ora è cresciuta e cammina con le sue gambe, anzi corre, direi, siamo sempre molto felici di questo. Però ecco, diciamo, in questo caso il crowdfunding è anche in questo caso, voglio dire, è stato frutto dell'esperienza di alcune BCC emiliane che abbiamo portato a sistema, abbiamo fatto crescere a livello di gruppo per dare un supporto alle nostre banche e naturalmente di conseguenza poi, come diciamo, il forte legame col territorio, alle associazioni no profit in primis, diciamo, che operano sul territorio per la raccolta dei fondi, e quindi noi come capogruppo un supporto, diciamo, sull'innovazione alle banche che magari, diciamo, ormai stanno diventando tutte un po' più grandi, diciamo, però magari quelle anche più piccole, che magari giustamente non hanno il tempo e la modalità di specializzarsi nei vari settori dell'innovazione.